Sui corpi dell'iniziato l'effetto ha quattro aspetti ed è duraturo, ma varia a secondo dell'iniziazione conseguita. L'azione della verga è accuratamente e scientificamente regolata. Ad ogni successiva iniziazione il suo voltaggio è aumentato. L'attività del fuoco che ne risulta e il suo calore vengono intensificati. Ecco che l'iniziato si rende conto che l'attività di ogni atomo dei suoi corpi è aumentata e ne deriva maggiore energia nervosa ed una elasticità e resistenza che gli saranno di grande aiuto nella strenua vita di servizio che lo attende. La sostanza di tipo indesiderabile esistente nei suoi corpi è disgregata e le barriere fra gli atomi parzialmente distrutte, rendendoli radioattivi e perciò più facilmente eliminabili. I fuochi del corpo sono stimolati e la totalità dell'energia del triplice uomo inferiore è coordinata in modo che vi sia minor dispersione di forze e maggior coerenza e uniformità d'azione. Infine, l'allineamento dei vari corpi con il corpo causale o egoico è facilitato, rendendo possibili la continuità di coscienza e la ricettività ai comandi dell'ego. Al ritorno della cerimonia, quando assumerà il proprio lavoro nel mondo, l'iniziato si accorgerà che la stimolazione ricevuta produce nei suoi corpi un periodo di grande attività ed anche di conflitto. Tale conflitto, combattuto fino alla vittoria, permette di eliminare dai suoi corpi la sostanza indesiderabile e sostituirla con altra, nuova e migliore. Troverà che le sue possibilità di servizio sono enormemente accresciute e che la sua energia nervosa è intensificata, di modo che per il servizio può attingere a riserve di forza prima insospettate. Inoltre, troverà che la risposta del cervello fisico alla voce del sé superiore e la sua ricettività alle impressioni più elevate e sottili sono molto migliorate. Col tempo, in seguito al lavoro compiuto, giungerà ad eliminare tutta la sostanza di tipo subatomico e costruirà dei corpi di sostanza dei sottopiani superiori di ciascun piano. Sarà consapevole del fatto che tutte le sue energie possono essere coscientemente, costruttivamente dominate, che conosce il vero significato della continuità di coscienza e può operare simultaneamente sui tre piani con piena consapevolezza. Sul corpo causale o egoico, è possibile soltanto accennare all'effetto dell'applicazione della verga su tale corpo dell'iniziato. Il soggetto è di portata immensa e sarà trattato più diffusamente nel trattato del fuoco cosmico, che poi vedremo. Vi sono due modi per trasmettere un'idea della verità fondamentale alla mente dello studente. In primo luogo, si tenga presente che sul piano fisico l'uomo è una personalità operante con determinate caratteristiche, ma allo stesso tempo è una vita soggettiva che si serve di quella personalità come mezzo di espressione e che usando il corpo fisico, emotivo e mentale del triplice uomo inferiore, stabilisce i suoi vari contatti col piano fisico e in tal modo si sviluppa. Il medesimo concetto generale di sviluppo deve ora essere esteso al sé superiore, l'ego sul proprio piano. L'ego è un angelo solare, mezzo d'espressione della monade o spirito puro, proprio come la personalità lo è dell'ego a livello inferiore. Dal punto di vista dell'uomo nei tre mondi,
L'ego, o signore solare, è eterno. Perdura per l'intero ciclo di incarnazioni, come la personalità perdura per il breve ciclo di una esistenza fisica. Tuttavia, il periodo di esistenza dell'ego è solo relativamente permanente e viene il giorno in cui la vita che esprime mediante l'ego, il pensatore, il signore solare o Manasadeva, cerca di liberarsi da questa limitazione per tornare alla sorgente donde originariamente emanò. Allora, la vita che si era manifestata come angelo solare e che grazie alla sua energia inerente ha mantenuto per lunga età la coesione della forma egoica, gradatamente si ritrae e la forma lentamente si dissolve. Le vite minori che l'hanno costituita tornano alla fonte generale di sostanza devica, arricchite dalla maggiore coscienza e attività acquisite attraverso l'esperienza fatta nella forma e utilizzate da un aspetto di esistenza più elevato. Lo stesso avviene per la personalità. Quando la vita egoica si ritrae, il triplice se inferiore si dissolve. Le piccole vite che compongono il corpo di quello che è stato chiamato il sé lunare, in contrapposto al sé solare del quale è il riflesso, vengono assorbite nella riserva generale di sostanza devica, di vibrazione inferiore a quella che compone il corpo egoico. Anche la loro evoluzione ha progredito, essendo state incorporate in una forma ad uso del sé superiore. L'applicazione della verga iniziatica facilita la separazione del sé superiore del sé spirituale dal sé superiore e la vita imprigionata gradatamente si libera mentre il corpo causale viene lentamente dissolto, assorbito. Ciò ha indotto all'espressione, talvolta usata nei testi d'occultismo, l'infrangersi del corpo causale ad ogni iniziazione e all'idea del fuoco centrale interiore che gradatamente arde e distrugge le pareti che lo imprigionano, ed anche la distruzione del Tempio di Salomone con il ritrarsi della Shekinah. Tutte queste espressioni sono simboliche e sono tentativi di trasmettere una verità fondamentale alla mente umana sotto vari aspetti. Raggiunta la quarta iniziazione, l'opera di distruzione è compiuta. L'angelo solare, assolta la propria funzione, ritorna alla sua dimora e le vite solari cercano il punto da cui emanarono. La vita che era racchiusa entro la forma ascende ora trionfalmente in seno al Padre Celeste. Proprio come al momento della morte, la vita contenuta nel corpo fisico cerca la propria sorgente, l'ego. Anche questo avviene in quattro stadi. Con il ritiro dal corpo fisico denso, con il ritiro dal corpo eterico, più tardi lasciando anche il corpo astrale e infine abbandonando il corpo mentale. Un altro modo per esporre la medesima verità è considerare il corpo egoico come un centro di forza, una ruota di energia o un loto, e descriverlo come un loto a 9 petali che celano 3 petali interni, che a loro volta racchiudono la vita centrale o gioiello del loto. Col procedere dell'evoluzione, questi 3 cerchi di 3 petali ciascuno si aprono progressivamente, producendo un effetto simultaneo su uno dei 3 petali centrali. I 3 cerchi sono chiamati rispettivamente petali del sacrificio, dell'amore e della conoscenza.
sacrificio, amore e conoscenza. All'iniziazione la verga viene applicata ai petali in modo scientifico e regolata a seconda del raggio e delle inclinazioni. Questo produce l'apertura del bocciolo centrale, la rivelazione del gioiello che viene tolto dallo scrigno che lo ha da tanto e a lungo custodito e viene trasferito alla corona, espressione occulta per significare ritorno alla monade donde venne. Dobbiamo riconoscere che quanto è stato detto non è che un tentativo di descrivere con il limitato mezzo delle parole il metodo e i riti con i quali alla fine si consegue la liberazione spirituale in questo ciclo. Prima col metodo dello sviluppo graduale o evolutivo e poi, negli stadi finali, con l'uso della verga di iniziazione. Ora, quando viene conseguita l'iniziazione, i centri sono tutti attivi e i quattro inferiori, che corrispondono alla personalità, iniziano il trasferimento del fuoco nei tre superiori. La duplice rotazione nei centri inferiori è chiaramente visibile e i tre superiori danno segno di attività. L'applicazione della verga d'iniziazione durante la cerimonia produce determinati effetti sui centri che possiamo così enunciare. Il fuoco alla base della colonna vertebrale è nettamente diretto al centro, che è oggetto di particolare attenzione. Questo varia a seconda del raggio o della specifica attività dell'iniziato. L'attività del centro si intensifica, la velocità del suo movimento rotatorio aumenta e alcuni dei raggi centrali della ruota acquistano maggiore radiosità. Questi raggi della ruota, o petali del loto, hanno stretto rapporto con le varie spirille degli atomi permanenti e la stimolazione agisce quindi anche su una o più delle corrispondenti spirille degli atomi permanenti dei tre piani inferiori. Dopo la terza iniziazione avviene una stimolazione corrispondente negli atomi permanenti della triade, conducendo al coordinamento del veicolo buddico e al trasferimento della polarizzazione inferiore in quella superiore. Con l'applicazione della verga d'iniziazione, l'afflusso di forza dell'ego alla personalità è triplicata e la sua direzione dipende dai centri che vengono stimolati, quelli eterici o astrali alla prima e seconda iniziazione, oppure centri mentali o i corrispondenti vortici di forza a livelli superiori, se l'iniziato sta dinanzi al Signore del mondo. Quando alla prima e alla seconda iniziazione officia l'istruttore del mondo, come abbiamo visto, l'energia della triade spirituale viene diretta a vivificare i centri del cuore e della gola, quali sintetizzatori dei centri inferiori. Quando l'unico iniziatore applica la verga del suo potere, l'energia fluisce dalla monade e sebbene gola e cuore intensifichino la vibrazione in risposta, l'energia viene principalmente diretta ai sette centri della testa e infine, al momento della liberazione, al radioso centro sopra la testa che sintetizza i sette centri minori del capo. All'iniziazione, la capacità vibratoria e il potere dei centri vengono nuovamente aumentati e nella vita esoterica, cioè profana, ne derivano i seguenti effetti. Sensibilità e affinamento dei veicoli, ciò che in un primo tempo può procurare molta sofferenza all'iniziato, ma che produce anche una capacità di rispondere, il cui valore supera ampiamente il dolore transitorio. Ampiamente. 2. Sviluppo delle facoltà psichiche, che può anch'esso portare una temporanea sofferenza, ma che alla fine permetterà di riconoscere l'unico sé in tutti i sé, ciò che rappresenta la meta di tutto lo sforzo.
3. Distruzione della rete eterica per il graduale risveglio della Kundalini e per la sua corretta ascesa geometrica, con la conseguente continuità di coscienza che permette all'iniziato di utilizzare coscientemente il tempo come un fattore sui piani dell'evoluzione. 4. Conoscenza graduale della legge di vibrazione. Quale aspetto della legge fondamentale di costruzione? Quella di attrazione. E l'iniziato impara a costruire coscientemente, ad usare sostanza mentale per perfezionare i piani del Logos, a lavorare con essenza mentale, ad applicare la legge a livelli mentali, influenzando così tutto il piano fisico. Il moto ha origine a livelli cosmici e nel microcosmo avviene lo stesso. Questo è un suggerimento occulto che se vi si riflette, rivelerà molte cose. Al momento dell'applicazione della verga, l'iniziato ha coscienza del significato della legge di attrazione nella costruzione della forma e della sintesi dei tre fuochi. Dalla sua capacità di ricordare tale realizzazione e di applicare egli stesso la legge, dipenderà la sua capacità di progredire. 5. Lo ierofante trasmette all'iniziato energia manasica superiore e la stimolazione immensamente accresciuta consente all'iniziato di conoscere e riconoscere coscientemente il piano per il proprio centro di gruppo. Questa forza scende dall'atomo permanente manasico attraverso l'antakarana ed è diretta al centro che lo ierofante vede di dover stimolare, secondo la legge. 6. L'iniziatore stabilizza la forza e ne regola l'afflusso mentre circola attraverso il corpo egoico. Di modo che quando i petali saranno tutti aperti, il settimo principio nel cuore del loto potrà rivelarsi. Dopo ogni iniziazione, il loto è più aperto e la luce centrale comincia a risplendere, una luce o fuoco che alla fine arde e consuma i tre petali che la racchiudevano, permettendo alla gloria interiore di rivelarsi pienamente e al fuoco elettrico dello spirito di manifestarsi. Poiché ciò avviene sul secondo sottopiano del piano mentale, dove ora è situato il loto egoico, una stimolazione corrispondente si produce nella sostanza densa che compone i petali o le ruote dei centri a livello sia astrale che a quello eterico. A presto con il prossimo capitolo dal titolo La cerimonia del giuramento.